L'opera di Schwarz è un'opera complessa in cui ci sono rappresentati tanti mondi. Mi sembra che l'elemento centrale sia proprio la figura di Bruno Kessler, che da uomo capace di gestire la complessità viene rappresentato all'interno di questo mondo così articolato. Mio padre insisteva molto che noi facessimo, noi figli, qualcosa che faceva anche lui, frequentare i migliori da cui possiamo imparare. Mio padre non aveva paura che qualcuno crescesse o crescesse più di lui, anzi, lui cercava il nuovo, cercava il meglio, le persone anche il migliore, per crescere personalmente, e poi lo ha fatto anche per far crescere, il Trentino. Ancora oggi possiamo dire ulteriormente grazie a Bruno Kessler per aver impostato la grande interdisciplinarietà tra i settori umanistico e scientifico che ancora oggi si vive e si respira all'interno di FBK. Anche all'interno dell'università si vive questo percorso come elemento fondante e che dà ancora grande qualità. Stare al passo con i tempi significa in realtà correre con i tempi, perché i tempi cambiano. E quindi restare al passo vuol dire cercare sempre di imparare cogliendo la novità. Siamo in una fase storica in cui direi che uno dei termini più frequentemente utilizzati è ibrido. E anche nel rapporto tra analogico e digitale siamo in questa direzione, per cui questa convivenza dell'arte analogica e del mondo digitale è sempre più presente nella nostra vita. La collaborazione tra università e FBK è forse più di una collaborazione, perché ciò che forse prima era una collaborazione su tante occasioni e tanti temi, oggi è diventata un'alleanza strategica. E quindi questa alleanza strategica ci permette di mettere assieme queste due visioni della ricerca, che in realtà la ricerca è una sola. La ricerca è cercare qualcosa di nuovo che diventi utile, subito o più avanti nel tempo.